Buongiorno a tutti, sono Rosa Ivoni, giornalista finanziaria di WebSim, la divisione digitale di Intermonte. Oggi è qui con noi a Next Gem Andrea De Micheli, presidente e amministratore delegato di Cassa Diva, gruppo attivo nel settore della comunicazione e dell'organizzazione degli eventi. Dunque, alcuni giorni fa Cassa Diva ha comunicato alcuni risultati preliminari relativi ai 9 mesi. Il valore del backlog è cresciuto e ha raggiunto 19 milioni, anche il valore della produzione è cresciuto del 15%. Dottor De Micheli, vuole commentare questi dati? Beh, sono dati incoraggianti naturalmente, tra produzione già acquisita e backlog superiamo i 100 milioni, abbiamo un obiettivo per quest'anno di arrivare intorno ai 120 milioni, quindi credo che si sia perfettamente in linea per raggiungere questo obiettivo. L'anno scorso abbiamo aumentato addirittura di più, avevamo avuto una crescita interna del 40% e poi anche una crescita per linee esterne. Anche quest'anno ci confermiamo in linea con il piano, che riteniamo però di superare nei prossimi anni, perché abbiamo una serie di acquisizioni sul tavolo che potrebbero cambiare un pochino le cose in meglio. Perfetto, vuole parlarci della vostra ultima importantissima aggiudicazione riguardante la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026? Beh, è stato un grande onore, una grande responsabilità e sapremo sicuramente fare qualcosa di estremamente innovativo e impressionante. Considerate che queste cerimonie sono viste da un audience mondiale di miliardi di persone, quindi faremo fare bella figura all'Italia. Fa parte, se vuoi, di un desiderio di entrare nel mondo delle grandi cerimonie che abbiamo già espresso altre volte, avevamo indicato alcune verticali, questa era una di quelle e stiamo riuscendo ad arrivarci, diciamo, con uno degli eventi di massimo livello possibile per questo tipo di cerimonie. Vuole fare un commento sul vostro recente ingresso nel mondo del pharma? Sì, anche questa era un'altra delle verticali che abbiamo segnalato, diciamo sono 4: pharma, grandi eventi, sfilate di moda e eventi di activation. Anche nel caso del pharma stiamo facendo quello che abbiamo promesso, ci siamo ripromessi, abbiamo assunto 3 grandi manager specializzati in questo settore, abbiamo firmato una LOI per l'acquisizione di una società molto specializzata in questo settore che fa circa 8 milioni di fatturato e quindi ritengo che entro l'anno 21 saremo attivi in questo settore. Perfetto, ringraziamo il presidente Andrea De Micheli per essere stato con noi.